Episodio 1 delle riprese relative alla giornata di presidio e di denuncia contro l'industria delle pellicce. Siamo nei pressi del cimitero di Iolanda di Savoia, questo è dove ci siamo dati appuntamento per la giornata di oggi. Andiamo a vedere un po' come è fatto questo cimitero. Ecco, un po' un cimitero tipico, con tutte le caratteristiche comuni a questo tipo di luoghi. Sono, credo siano le 3, manca poco alle 3, le 2:30 comunque. La giornata è una giornata splendida di sole, ci eravamo equipaggiati per il peggio, ci aspettavamo una giornata di freddo intenso, così non è, tanto meglio. All'inizio di questa strada, che è la strada appunto che conduce al cimitero e quindi alla piazzetta di concentramento del piccolo corteo che si terrà di qui a poco, qui a Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara. Giornata di lotta promossa da AIP, attacca l'industria della pelliccia, delle pellicce piuttosto. Dicevo, sì, giù in fondo possiamo vedere le forze dell'ordine immancabili, non so che tipo di folla si erano preparati ad accogliere. Comunque c'è un discreto presidio di polizia all'inizio di questa strada. Come vediamo, il concentramento delle persone è già vistoso, notevole. Ci sono persone principalmente provenienti dall'Emilia, a giudicare dagli accenti che si sente qui nella piazzetta, ma ci sono anche amici toscani che sono venuti qui oggi appunto per testimoniare attraverso la loro presenza un impegno costante alle lotte contro l'industria delle pellicce, che in questo ultimo periodo, in questi ultimi mesi, si sono espresse attraverso l'organizzazione di presidi, di cortei, eccetera eccetera. Le forme di lotta che ci siamo date sono quelle autogestite, che è possibile organizzare in maniera abbastanza efficace via tam tam sulla rete. Anche oggi sono presenti alcuni dei banchini dove si diffondono materiali informativi, magliette eccetera eccetera, sul tema dell'antispecismo. Andiamo a vedere che c'è. Scusa, questo è il lato occidentale di questo complesso. Che è un po' il luogo scelto per il concentramento della manifestazione di oggi. Siamo circondati da un ambiente di tipo agreste, come vedete, campi, 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 pianure. Comunque devo dire che anche l'Emilia Romagna, sotto lo splendido sole di oggi, è un luogo tutto sommato accogliente dal punto di vista, diciamo, ambientale, meteorologico. Questo piccolo shot
nelle persone, degli amici presenti all'iniziativa di oggi. Eccolo qua il mio Nicolino. Spero di non urtare nessuno con la realizzazione di queste riprese, ma mi sembra che sia importante contribuire anche attraverso la ripresa di queste scene al patrimonio che si va costituendo volta per volta, patrimonio di documenti, di immagini, patrimonio che va appunto a definire, a dare un contributo anche in termini visivo a quello che accade, come si organizzano questo tipo di eventi, come ci si incontra nella piazza, come si riesce a condividere momenti così importanti in termini di impegno per la difesa di chi voce non ha, gli animali. Siamo qui appunto per manifestare la nostra opposizione all'allevamento qui a Iolanda di Savoia, provincia di Ferrara. Sembra che in questo posto, non so da che parte sia, comunque quando il corteo parte magari lo capiremo meglio, dove sono imprigionati 2000 animali. 2000 animali che vivono in spazi angusti, in gabbie strettissime, dove c'è soltanto la possibilità di starsene lì in attesa che arrivi l'allevatore concludere la vita di questi animali, davvero breve e penosa. I visoni sono animali selvatici che sono abituati a vivere in maniera libera nel territorio, presso torrenti, comunque in luoghi che gli consentono di mantenere una certa discrezione rispetto alla loro presenza. Sappiamo invece che gli allevamenti intensivi, dove si cerca di produrre il perfetto breed, il perfetto colore della pelliccia da poi utilizzare per indumenti e inserti, invece non solo gli nega la libertà, la possibilità di vivere una vita tanto più distante quanto è possibile dalla bramosia al profitto e dalla malvagia umana, ma anche appunto di vivere in condizioni di una certa separazione l'uno dagli altri. I bisogni non sono certamente animali sociali che vivono in branco, comunque in ambienti che non gli consentono di nascondersi, di appunto determinare il proprio destino. Vedo che gente continua ad arrivare, sono abbastanza felice di questo. Personalmente abbiamo fatto diverse centinaia di chilometri per venire qui oggi. Prima parlavamo con due simpatici pensionati che sono venuti qui al cimitero per rendere omaggio ai propri defunti. Ci hanno chiesto: ma cosa ci fate qui? Che c'entra quel cartellone che abbiamo visto all'inizio di questo filmato, che dice gli animali non sono nostri schiavi? Pensavano ci si riferisse agli animali che scorrazzano felici nei campi, quindi non sembravano consapevoli che a poca distanza da questo luogo c'è appunto un vero e proprio lager, un campo di concentramento per visoni, e che noi diverse decine, spero che diventiamo centinaia di persone, intendiamo oggi denunciare come pratica infame di sterminio e di imposizione di un dominio scellerato e ingiustificabile, quale appunto è
l'allevamento mirato alla produzione di pellicce. Io concludo qui questo primo round di riprese, conto di farne un altro non appena il corteo è in movimento. Mi riavvicino al nostro angolino dove possiamo vedere la nostra Federica a portare gli ultimi ritocchi a cartellone. Questo è il nostro striscione, lo striscione che ci siamo portati oggi. Mi sembra abbastanza chiaro. Parla da sé.